Gian Maria Volonté diceva che l'essere attore è una scelta che si pone a livello esistenziale. O si sceglie di rappresentare la parte conservatrice della società e scegliere quindi di essere un robot nelle mani del potere, oppure si sceglie di rappresentare la parte più progressista, cercando di costruire un rapporto rivoluzionario tra l'arte e la vita. Ed è così quindi che ringrazio Laura, Matteo e Nexus per essere oggi qui, aver scelto di essere oggi qui a Comunia e condividere con noi questa giornata. Grazie a tutti e a tutte, e adesso cominciamo. Ciao a tutti, io sono Nexus, lei è Laura e oggi presenteremo un estratto di un romanzo che si chiama Q, scritto da un collettivo che al tempo faceva parte di un movimento diciamo più grande che si chiamava Luther Blissett e oggi sono conosciuti e penso li conoscerete quasi tutti voi come Wuming. E questo è un estratto e diciamo una sorta di collage di una parte, godetevi, speriamo, questo nostro piccolo omaggio. Frankenhausen, Turingia, 15 maggio 1525, pomeriggio, quasi alla cieca. Quello che devo fare. Urla nelle orecchie già sfondate dai cannoni, corpi che mi urtano, polvere di sangue, sudore chiude la gola, la tosse mi squarcia. Gli sguardi dei fuggiaschi, terrore, teste fasciate, arti maciullati. Mi volto continuamente, Elias è dietro di me. Si fa largo tra la folla, enorme, porta sulle spalle Magister Thomas, inerte. Dov'è Dio onnipresente? Il suo gregge è al macello. Quello che devo fare, le sacche, strette, senza fermarsi, la daga batte sul fianco, Elias sempre dietro. Una sagoma confusa mi corre incontro, mezza faccia coperta di bende, carne straziata, una donna ci riconosce. Quello che devo fare, il magister non deve essere scoperto, la afferro, non parlare, grida alle mie spalle, soldati, soldati, la allontano, via, mettersi in salvo, un vicolo, a destra di corso, e Elias dietro, a capo fitto. Quello che devo fare, i portoni, il primo, il secondo, il terzo, si apre. Dentro. A Messer Thomas Munzer de Kindleburg, dottore eminentissimo, pastore della città di Hallstatt, la benedizione di Dio innanzitutto, a colui che porta la parola del Signore agli umili e impugna la spada di Gedeone contro l'impietà che ci circonda. Quindi il saluto di un fratello che ha potuto ascoltare dalla viva voce l'orazione del Maestro senza poter abbandonare la prigione di codici e pergamene in cui la sorte lo ha confinato. Se per un qualche incantesimo delle nostre vite fossero scambiate e io mi trovassi ad Hallstatt, quei contadini e minatori e voi con l'orecchio accostato a queste porte che lasciano trapelare i molti intrighi spacciati per carità e amore di Dio, allora sono certo che non tardereste a scrivere per incitarmi ad impugnare la frusta contro questi mercanti di fede. Pertanto, non dubito che capirete il motivo che mi spinge a prendere in mano la penna. Roma scruta dentro il proprio ombelico, sorda alle trombe che tutto intorno ne annunciano l'assedio, sprofondata nel peccato che ne ottenebra i sensi, sarà incapace di opporsi a chi saprà dare nuovo impulso e luce dello Spirito Santo alla via della riforma della Chiesa. E proprio questo è il grande cruccio, Messer Thomas. Chi porterà su di sé il fardello della spada per trafiggere gli empi? Non sarà dunque Lutero a portare il Vangelo all'uomo comune, non colui che ha scacciato Carlo Stadio e riceve ogni giorno l'omaggio dei grandi della terra. Il fine dei regnanti tedeschi è manifesto. Non è la fede a riempire i loro cuori, ma l'avidità di guadagno. Solo le parole che ebbi il privilegio di udire dalla vostra voce hanno rinfuso la speranza in questo cuore.
La nuova liturgia che per merito vostro viene ora inaugurata è l'inizio del risveglio. La parola di Dio può finalmente raggiungere i suoi eletti e recuperare tutto il suo splendore. Quale miglior segno che voi siate l'interprete della sua volontà? Cosa più del seguito spontaneo che ottenete? Ecco, per ciò che vi riguarda dico di stare saldo e non perdervi mai d'animo quanto a me, da questo mio avamposto, avrò cura di trasmettervi ogni notizia che possa tornare a maggior gloria di Dio. Certo che la protezione del Signore vi accompagnerà sempre. Quelle, il giorno 5 di novembre dell'anno 1523. Eltersdorf, Franconia, estate 1525. La sera. La luce delle candele basta appena per leggere qualche pagina della Bibbia. La mia stanza. Pareti di legno, una branda, uno sgabello e un tavolo. Sopra il tavolo la sacca del Magister. Un grumo infermo di fango incrostato. Nessuna l'ha più spostata da lì. Non c'è più niente. Niente oltre quella sacca portata fin qui da Frankenhausen a ricordarmi le promesse mancate e il passato. Niente che valga il rischio di essere conservato. Avrei dovuto bruciarla subito, ma ogni volta avvicinarsi per afferrarla era come ritrovarsi in cima a quella scala e sentire il peso che tirava giù mentre abbandonavo il Magister al suo destino. Per la prima volta l'apro. Quasi si sbriciola tra le mani. Le lettere ci sono ancora tutte, ma l'umidità le ha mangiate e imputridite. I fogli si tengono insieme a fatica. Al magnifico maestro nostro messer Thomas Münzer de Kidelburg. Il saluto dei contadini della Foresta Nera e di Hans Müller von Bulkenbach, ribellatesi all'unisono e con la forza al turbissimo signore Sigmund von Luften, colpevole di aver affamato e vessato i suoi servi e le loro famiglie inverno dopo inverno, riducendoli alla disperazione. Maestro nostro, scrivo per informarvi che una settimana è trascorsa da quando i nostri 12 articoli sono stati presentati al Consiglio della città di Villingen, il quale ha risposto prontamente accogliendo solo alcune delle richieste in essi contenute. Una parte dei contadini ha quindi ritenuto di non poter ottenere di più e ha scelto di ritornare alle proprie case, ma una parte non esigua di essi ha invece deciso di proseguire la protesta. Io stesso sto cercando di raggiungere i contadini dei territori vicini per trovare rinforzi in questa giusta lotta. Certo che non vive altro uomo in tutta la Germania più pronto di voi a giustificare la mia concisione e sperando di cuore che questa missiva possa raggiungervi. Che Dio vi accompagni per sempre. L'amico dei contadini Hans Müller von Bulkenbach di Villingen, il giorno 25 di novembre dell'anno 1524. Müller, probabilmente morto. Avrei voluto conoscerlo allora, e non è passato un anno che adesso sembra dall'altra parte del mondo come le sue parole. L'anno in cui tutto è stato possibile, se mai davvero lo è stato. Pesco ancora nella sacca, un foglio giallo e sbrindellato. Al maestro dei contadini, signor Thomas Münzer, difensore della fede contro gli empi, presso la chiesa di Nostra Signora di Mühlhausen. Maestro nostro, il giorno della Santa Pasqua, approfittando dell'assenza del conte Ludwig, i contadini hanno dato l'assalto al castello di Elfenstein e gli hanno appiccato il fuoco. Nonostante in cambio della vita il conte avesse offerto molto denaro, lo hanno ucciso insieme ai suoi cavalieri, lo hanno spogliato e lasciato in mezzo al bosco con le spalle allacciate al giogo. La notizia di questo avvenimento non ha tardato a raggiungere le contee vicine, seminando il panico tra i nobili che ora sanno di poter subire la stessa sorte del conte Ludwig. Sono certo che questi accadimenti saranno il viatico di primaria importanza per il riconoscimento dei 12 articoli in tutte le città. Che la grazia di Dio non vi abbandoni. Il capitano delle schiere contadine di Neckar e dell'Odenwald, Jeclan Roberach, di Weisberg, il giorno 18 aprile dell'anno 1525. Stringo il foglio ammuffito. Conosco questa lettera. Magister Thomas la lesse ad alta voce per ricordare a tutti che il momento del riscatto era vicino. La sua voce. Il fuoco che ha incendiato la Germania. Articolo primo. Avanziamo umilmente la richiesta che d'ora in poi l'intera comunità possa esercitare il diritto di scegliere e di nominare direttamente il suo parroco.
Mühlhausen, Turingia, 20 settembre 1524. Poco dopo il vespro, una notizia si mescola all'odore della birra che comincia a riempire i boccali. Hanno messo dentro un tale, mezzo ubriaco, che ha insultato il borgomastro. In breve non si parla d'altro. Chi era il tale? Che gli ha detto di preciso? Dov'è successo? Si viene a sapere che l'hanno rinchiuso nei sotterranei del municipio. E la cosa fa incazzare tutti. Molti si alzano in piedi nervosamente, battono i pugni sul tavolo, escono per avvertire quanta più gente possibile. Questa volta ce la pagano quei bastardi. Metto il naso fuori dall'osteria. Mezzo sul borgo di San Nicola è sceso in strada e le grida si ingrossano rotolando da un labbro all'altro. I più eccitati, ancora con i boccali stretti in mano come sorpresi da un'imboscata nel cuore della notte, salgono a passi nervosi il selciato che conduce alla chiesa di San Giacomo. Cercano il magister. Scende, attorniato da un pulsare di voci, impazienti di esporgli le proprie convinzioni sul da farsi. Poco sopra di noi il gruppo rallenta e comincia a ingrossarsi naturalmente. Articolo secondo. È nostra volontà che d'ora in poi la decima sul grano venga raccolta dai membri del presbiterio scelto dalla comunità e lasciata al parroco quanto basta per un adeguato sostentamento suo e dei suoi. Ciò che rimane deve essere diviso tra i poveri, a seconda dei loro bisogni. In un mese che siamo qui, ho avuto modo di apprezzare come il fantasma dell'agitazione sia un abitante di questa città. Tuttavia non capisco del tutto una simile reazione a un arresto che non ha niente di eccezionale. Non si sa nemmeno che sia finito dentro. Solo un particolare fa da perno al correre delle voci. Il malcapitato ingiuriatore è stato rinchiuso nei sotterranei del municipio, mentre avrebbero dovuto utilizzare la torre dello stesso palazzo. Articolo terzo. Finora è stata consuetudine quella di considerarci proprietà personale del Signore, cosa riprovevole. Se si pensa che Cristo, col suo sangue prezioso, ci ha riscattato redendo tutti, senza eccezione, non dubitiamo allora che voi siete dalla servitù della greba. Io non so come siano spuntati i forconi, le torce e le spranghe. Semplicemente a un certo punto svettano sulla foresta di teste, molto più spaventose delle alabarde degli sbirri che chiudono l'accesso al palazzo. Uno di loro si lancia su per le scale a chiedere istruzioni. Torna seguito da una quindicina di altri sgherri. La discussione si accende nelle prime file. Circola la notizia che l'insulto preciso rivolto da un Willy Pustola al borgomastro Rodeman sia stato un baciami il culo, accompagnato da un'esibizione del posteriore. Beh, per molti si trattò di un invito fin troppo esplicito a ripetere il gesto e decine di culi presero di mira il municipio. Improvvisamente, là davanti un boato, spingo e mi aggrappo per vedere meglio, pregustando già la scena dell'umiliazione definitiva di Rodeman. Invece vedo Elias che solleva di peso alto sopra le spalle un piccoletto di mezza età con la testa quasi pelata e il naso paonazzo pieno di pugni. E grida di gioia, i manitesi lo accolgono e lo sbalzano sopra le teste. È Willy! È viva Willy! Tratti il culo di merda! Viva Willy! Dammi di fogna! Tratta Willy! La folla lo porta in trionfo attraverso la piazza. Una ragazza sulle spalle di qualcuno gli scopre le tette davanti a Willy e Willy ci si butta a pesce come un miracolato. Gli tirano verdure e dolci che lo imbrattano dalla testa ai piedi. Ridendo gli grido: viva il re Willy! Viva l'eroe della gente di Mühlhausen! L'ubriacone, come se mi avesse sentito, si gira nella mia direzione e fa un segno di benedizione nell'aria un attimo prima che un cavolfiore lo centri in piena faccia. Articolo decimo. Siamo gravati dal fatto che alcuni si siano appropriati di pascoli e campi che in passato appartenevano alla comunità. Questi noi ce li riprendiamo, rimettendoli nelle mani della comunità. Mühlhausen, 15 febbraio 1525. La navata è gremita. La gente si accalca fin sul piazzale antistante la chiesa. Dal pulpito il magister spazia con lo sguardo su quel mare di occhi e ne trae la forza della parola. Il silenzio si diffonde rapidamente. La benedizione di Dio scenda su di voi, fratelli e sorelle, e vi conceda di ascoltare queste parole con cuore saldo e aperto. Io, Thomas Münzer, saluto in voi, in questa folla qui riunita, la gloriosa, finalmente desta, Mühlhausen. Ascoltate. Ora sentite tutto intorno a voi il vociare confuso, stizzito, rabbioso di coloro che da sempre ci opprimono. I principi, i grassi abati, i vescovi, i notabili della città. Sentite il loro sbraitare là fuori sotto le mura. È l'abbaiare dei cani a cui sono strappate le zanne, fratelli e sorelle, sì? I cani che con le orde dei loro soldati, dei loro esattori, ci hanno insegnato cos'è la paura. Ci hanno insegnato a obbedire sempre, a ossequiarli come schiavi davanti ai padroni. Con
schiavitù, la fame, le tasse, le corvée, costoro oggi piangono di rabbia perché il popolo di Mulhausen si è alzato in piedi. Quando uno solo di voi rifiutava di pagare i loro tributi o di riverirli a dovere, potevano farlo fustigare dai loro mercenari, potevano imprigionarlo, ucciderlo. Ma oggi voi qui siete migliaia e non potranno più frustarvi perché ora voi avete in mano la frusta. Non potranno più imprigionarvi perché voi avete preso le prigioni. Non potranno più uccidervi né rubare al Signore la devozione del suo popolo perché il suo popolo è in piedi e volge lo sguardo verso il regno. Nessuno potrà più dirvi fai questo, fai quello, perché da oggi vivrete in fratellanza e comunione, secondo l'ordine gradito al Signore. E non ci sarà più chi lavora la terra e chi ne gode i frutti, poiché tutti lavoreranno la terra e ne godranno i frutti in comunità da fratelli. E il Signore sarà onorato, poiché non ci saranno più padroni. Ma questa città non è sola. Nella strada che ho percorso per giungere qui da Basilea, ho visto i contadini insorgere armati della loro fede. Dietro di voi si stanno formando l'esercito degli umili che vogliono spezzare le catene della schiavitù. Essi hanno bisogno di un segnale. Voi dovete essere i primi, ma siate certi che il vostro esempio sarà seguito da altre città vicine o così distanti che ne ignoriamo perfino il nome. Voi dovete aprire la strada del Signore. Nessuno mai potrà sottrarvi l'orgoglio di questa impresa. Io saluto in voi la libera Mulhausen, la città in cui Dio ha posato il suo sguardo e la sua benedizione, la città della rivincita degli umili sugli empi della terra. La speranza del mondo comincia da qui, fratelli. Comincia da voi. A Messer Thomas Munzer, maestro di tutti i giusti della retta fede, predicatore illustrissimo presso la chiesa di Nostra Signora in Mulhausen. Maestro nostro, le notizie che mi giungono riguardo a voi e alla vostra schiera di eletti mi danno ormai certezza che la mano del Signore è sul vostro capo dopo le mille difficoltà. Proprio il Dio che ha in odio i potenti ha innalzato gli umili e si prepara a rimandare i ricchi a mani vuote soccorrendo Israele, suo servo, come aveva promesso. Non c'è da perdere tempo. I principi sono disorientati poiché l'area colpita dalla rivolta è troppo vasta e il fuoco della fede incendia ogni giorno i cuori e il territorio della Germania. Sebbene il reclutamento prosegua incessante, non pochi sono gli impedimenti che incontrano nel dare vita a una repentina manovra. Tra tutti, il giovane Filippo, l'angravio d'Assia, è il più solerte, ma le sue truppe non sono compatte, si spostano lentamente e incontrano continue difficoltà a causa di un susseguirsi di imboscate e assalti da parte dei contadini di ogni regione. Non tutti i governanti poi si rendono conto che la cosa riguarda ciascuno di loro, che verranno abbattuti uno dopo l'altro. E così chi crede di poter controllare la situazione a casa sua non accenna a voler rischiare la battaglia. È tempo, maestro. Lasciate respiro ai principi e devasteranno le nostre campagne a costo di perdere il raccolto dell'anno fino a che l'ultimo germoglio di grano sarà cenere e la testa dell'ultimo contadino non sarà caduta. Chiamate dunque a raccolta gli eletti affinché non si disperdano. A sud di Mulhausen il dio degli eserciti ha già vinto molte battaglie, mentre a nord-est la situazione è più incerta. Se muoverete compatti in quella direzione, i principi non potranno stare a riflettere, dovranno cercare di fermarvi ad ogni costo e il Signore, grazie alle vostre spade, farà giustizia una volta per tutte. Non temete lo scontro aperto. È proprio in quello che il Dio degli eletti mostrerà di esservi a fianco. Non indugiate, l'Onnipotente vuole trionfare grazie a voi. State saldo dunque. E il Signore vi illumini, il regno di Dio in terra è prossimo. Guelet, il giorno primo del maggio 1525. Primo giorno di maggio. Le truppe di Filippo d'Assia erano già alle porte di Fulda, in forze, pronte a espugnarla. Si mossero rapide, non incontravano un esercito in difficoltà. Cuelet, la terza missiva di un informatore prodigo di dettagli riservati a pochi. Missive importanti che avevano conquistato la fiducia del Magister.
Mi riecheggia nella testa quella decisiva discussione, Magister Thomas che brandiva la lettera. Questa lettera. Mulhausen, 9 maggio 1525. Allora, Heinrich, su quanti credi che potremo contare? Pulma e Brigel non ci stanno. Non sono disposti a cacciare un solo barile di polvere per quelli di Frankenhausen. La gente di qui non verrà. Ma di che hanno paura? Il signore non ha dato abbastanza segnali. Ho almeno 50 lettere che lo testimoniano chiaramente. La schiera degli eletti ammonta a 20.000 uomini. Se non vogliono ascoltare la voce del signore, di fronte ai fatti non potranno esitare. Un fratello che vive a stretto contatto con la cricca vittenberghese mi ha scritto pochi giorni fa, confermandomi che i principi sono nella merda. Il popolo li odia, le loro truppe sono fianche e disorganizzate. È il momento di affrontarli. Lascia che parli io alla cittadinanza. 10 maggio. Meno di 2 ore dopo, la colonna dei prescelti esce dalla città in silenzio, dalla porta nord. 2 carri carichi di vettovaglie, i cannoni trainati da muli a chiudere la fila. Un baco fuori al pozzo, che da tempo lo proteggeva, e comincia lentamente a strisciare verso nuova vita. La nuova età, incognita e rapace, che l'attesa di farfalla dona la forza di superare. Nera, lunga criniera da riflessi argentati sopra 2 tizzoni, e le froge dilatate, schiuma dal morso e scalpita l'animale che conduce la spada di Gedeone in battaglia. Dalla sella pendono le sacche gonfie delle missive degli insulti, che il magistero ha raccolto in mesi e mesi di furibondo errare. Non le abbandona mai, contengono nomi, luoghi, notizie che farebbero la gioia di ogni sgherro dei principi. Mi volto. Dietro i cannoni trascinati dai muli, una coltre di polvere rende opaca Mulhausen. Incerte le mura, le torri sbiadiscono come una stampa sciolta dall'acqua, come la mia anima greve d'angoscia che mi aveva... che mai avevo provato. Più nulla dietro. Rivolgo lo sguardo di fronte. Di nuovo il magister, fiero, trattiene il cavallo, fissa l'orizzonte, la resa dei conti, il castigo degli empi. Mi infonde forza. Il tempo è giunto. Si deve andare. Frankenhausen, 15 maggio 1525, mattina. Il segno, striato, fiammeggiante purpureo, improvviso sale l'arcobaleno dietro le alture e le schiere di Filippo, di fronte agli sguardi rapiti degli uomini. Fragore, trema la terra ovunque, le sue viscere si aprono per inghiottirli, trema la terra, si spacca, avvolge, tuona e rutta la potenza di Dio. Un pugno grande quanto un uomo mi riparte a terra, stordito, la faccia nel fango, mi giro di lato, guidato da un rantolo, un uomo con un grumo di sangue e ossa al posto della faccia, altri scoppi, la polvere tappa gli occhi, uomini si riparano sotto i cavalli, sotto i carri, dentro le buche che si aprono nella piana. Mi rifugio dietro l'uno dei piccoli alberi vicino a un ragazzo con una scheggia di legno conficcata tra le costole, verde di paura e dolore. I cannoni continuano a sparare, la testa del magister conficcata su un palo, chiedono, così potrà esserci clemenza. Malvagio trappello di servi della merda, luridi bastardi, figli di cagna appestata, non porrete condizioni all'esercito di Dio. Carcasse verminose, seccate al sole, infami valangi delle tenebre, sfonderemo i vostri culi con i manici dei picconi, signore, signore, non abbandonarci ora. Le madri immonde che vi partorirono fottevano come i caproni della foresta, tornatevene a leccare il culo dei vostri padroni. Perdono, perdono se abbiamo sbagliato, l'inferno aprirà le tremenda fauci, le sue viscere vi inghiottiranno. Se abbiamo peccato, la tua volontà sola sia fatta, sputerà via le ossa, dopo averle spolpate una a una. Solo l'amore e la parola del Redentore nel giorno della resurrezione degli ultimi non avrà pietà delle vostre anime corrotte. Proteggano la fede in Dio Onnipotente. Magister, magister, urla impazzite le mie voragini di panico tutto intorno, la fuga del greggio davanti all'orda di nubi. Lo scorgo davanti a me, inginocchiato, schiacciato a terra, inchiodato come... all'orizzonte. Magister, magister, gli occhi vuoti altrove, una preghiera biascicata tra le labbra. Magister, per Dio, alzati, cerco di sollevarlo, ma è come voler sradicare un albero, risuscitare un morto. Mi inginocchio e riesco a rivoltargli le spalle, mi si accascia il grembo. Non c'è più niente da fare, è finita. L'orizzonte precipita verso di noi, sempre più veloce, è finita. Mi reggo la testa, il petto squarciato dal pianto e dall'ultimo grido che sputa la disperazione e il sangue al cielo. La polvere scende, uno squarcio di giorno sul massacro, solo corpi e grida mutilate, non un ruggito, poi li vedo.
Le schiere si aprono, ferro, picche, stendardi al vento e la foga trattenuta degli animali che scalpitano. Il galoppo scende dal fianco della collina, fragore di zoccoli e corazze, neri, pesanti, inesorabili come la morte. L'orizzonte ci corre incontro cancellando la piana. Non è l'urto dell'acciaio a travolgermi, è la presa di Sansone che solleva il magistero in alto verso le nuvole e mi trascina per un braccio. Alzati presto! Elias, un guerriero antico, la faccia nera di terra e sudore, a urlarmi di correre con lui lontano dalla morte. Fammi strada, ragazzo, ho bisogno di te. Magister Thomas sulle spalle, io che ritrovo le gambe. Prendile! Le sacche del magister, le stringo forte e corro avanti, spingendo i corpi a capofitto verso l'uscita dell'inferno. Correre, fino alla città, nient'altro, non un pensiero, non una parola, la speranza di quell'uomo infranta apre la via della sua salvezza. Quasi alla cieca. All'illustrissimo e reverendissimo signore Giovanni Pietro Carafa di Roma. Signore mio onorandissimo, è con grande soddisfazione che scrivo per dare la lieta notizia. Gli ordini di vostra signoria sono stati eseguiti il più rapidamente possibile e hanno ottenuto il risultato sperato. Avrete forse già avuto nuove dalla terra di Germania e saprete che l'esercito dei contadini insorti è stato sconfitto. Mentre vergo queste righe, i mercenari dei principi si accingono a debellare gli ultimi fuochi della più grande rivolta che queste lande abbiano mai conosciuto. La città ribelle più fortificata, che è stata l'epicentro dell'incendio, Mulhausen, si è arresa già da alcuni giorni all'esercito dei principi e la testa del suo capopopolo, Heinrich Pfeiffer, è caduta ieri sulla piazza di Görmer, insieme a quella di Thomas Münzer. Le voci riportano che nelle sue ultime ore il predicatore, sottoposto alla tortura, abbia taciuto senza un lamento in attesa del boia e che solo una volta, nell'ultimo istante di vita, abbia fatto risuonare la voce per la quale si è reso famoso presso il Volgo. Omnia sunt communia. Dicono sia stato il suo unico grido, lo stesso motto che ha animato il furore popolare di questi mesi. Ma per non venire meno al voto di franchezza che avete richiesto da parte mia, confesserò di aver dovuto agire assai precipitosamente, rischiando finanche di mettere a repentaglio i mesi di lavoro e di sforzi concentrati nel tentativo di procurarmi la fiducia del focoso predicatore dei contadini. Solo grazie a tale precedente tessitura, peraltro, è stato possibile accelerare la rovina di Münster. L'avergli offerto i miei servigi e le informazioni sugli intrighi di Wittenberg ha consentito di guadagnare la fede e di proteggerli e potergli passare le false notizie che lo hanno spronato allo scontro campale. A onor del vero, devo dire che il nostro uomo ci ha messo ben del suo per far precipitare gli avvenimenti. La mia missiva non ha sortito che l'effetto di offuscare l'ultima luce di raziocinio. Un'armata di straccioni non poteva avere alcuna speranza di sconfiggere le schiere ben armate delle Anzichenecchi e la cavalleria dei principi. Baciando le mani di vostra signoria e raccomandandomi continuamente la sua grazia, di Wittenberg il giorno 28 maggio 1525, il fedele osservatore di vostra signoria, Q. Il grassone mi siede di fronte. Stacca grossi bocconi da una coscia di capretto. Lunghe sorsate da un gigantesco boccale di birra colano sulla barba unta che, con la benda sull'occhio sinistro, quasi nasconde la faccia. La giubba, consunta e lercia, copre a stento i troppi barili di decenni al soldo di tutti i signori. Durante una pausa il maiale mi interroga. Cosa ci fa un signorino come te in questo letamaio? Il cavallo deve riposare, io mangiare. No, signorino! Cosa ci fai in questo buco di culo di guerra bastarda? Difendo i principi dai rivoltosi. Ah, buona, buona, buona. Da quattro pidocchiosi. Mastica. Da una marmaglia di cenciosi. Deglutisce. Che tempi. Ragazzini che difendono i signori dalla plebaglia contadina. Rutta di nuovo. Te lo dico io, signorino. Questa è stata la più merdosa di tutte le guerre merdose che st'unico occhio buono ha visto. Soldi, compare.
Solo soldi e gli affari con quei porci di Roma, i vescovi con tutte quelle baldracche e i figli da mantenere, grana, te lo dico io, che i principi, i duchi, quei fottuti non pensano ad altro. Prima gli tolgono tutto ai bifolchi e poi ci mandano noi a bastonare quelli che si incazzano. Forse sono troppo vecchio per queste stronzate rotte in culo, ma sto giro c'erano da avvoltare i cannoni contro i principi e le camerda del Papa avevano tirato fuori i coglioni gli Zappaterra. Bruciavano i castelli con tutto quel ben di Dio, inculavano le contesse, sbudellavano i preti, vaffanculo. Oh, parlavano sempre di Dio, ma spaccavano tutto. Quasi quasi ci stavo anch'io, ma poi lo sapevo come andava a finire. Non c'è fortuna per i pezzenti. E a noi sempre i soliti quattro soldi di merda. Questa è tutta per loro. Scoreggia, sghignazza, tracanna. Ah, vaffanculo. Smetto di mangiare, tra sorpresa e disgusto. Il maiale è simpatico, parla come una fogna, ma odia i signori. Mi dà coraggio, sono fatti di carne e sangue, non sono ferro affilato. Te dov'è che stavi? A Esenac, poi a Salza. Poi ero stufo di spaccarmi le braccia sulle schiene dei poveracci. Un vero schifo. Sono troppo vecchio per queste stronzate. Ho 40 anni, cazzo, e 20 anni di questa merda. E te, signorino? 25. No. Dov'eri? Frankenhausen. Puttana! In mezzo al giudizio universale? Le voci corrono. Non avevo mai sentito una roba così. Proprio così, compare. E dimmi un po', quel predicatore, quel profeta, quello... come si chiama? Der Munzer, il coniatore. Che fine ha fatto? Attento. L'hanno preso. Non è morto? No, ho visto che lo portavano via. Uno del drappello che lo ha catturato mi ha detto che ha lottato come un leone, che è stato difficile. I soldati erano intimoriti dal suo sguardo e dalle sue parole. Mentre lo portavano via sul carro, ancora lo sentivo urlare. Omnia sunt commune. E che cazzo vuol dire? Tutto è di tutti. Grazie mille. Applauso anche a Leonardo che ci ha assistito con la musica. Non dico il tuo nome. Applauso a Laura Veropoli. E Nexus. Grazie. E grazie a Comunia. Grazie per la regia di questo video. E anche a Mumin che ha scritto. Grazie. Allora, le musiche, tanto per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito, questa che sentite è Eleni Brown, End of Silence. Poi ci sono stati dei brani di Gheorghi Ligeti, che è un compositore contemporaneo, e poi un effetto musicale che ho preso da un sito che si chiama freesound.org, che mette a disposizione in copyleft le proprie, diciamo, le musiche degli autori che vogliono inserire. Non conosco chi ha scritto, chi ha composto quella musica, però io voglio fare un applauso lo stesso. Grazie ancora.